Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione uno degli ultimi mouse da gaming prodotti da HyperX. Parliamo precisamente del Pulsefire Ride. Partendo velocemente dalla confezione, possiamo osservare una confezione di cartone di piccole dimensioni, classica dei mouse odierni, colorazione bianca e rossa come possiamo osservare. Troviamo nella parte frontale l'immagine illustrativa del mouse, il logo del brand, il modello del mouse e alcuni loghi che ci ricordano l'integrazione di una retroilluminazione di tipo RGB e della compatibilità del software Ingenuity per quanto riguarda la personalizzazione del mouse e delle sue funzioni. Ai lati troviamo alcune caratteristiche tecniche come l'adozione di un sensore PixArt 3389 da 16.000 dpi, 450 ps e 50 g di accelerazione. Purtroppo troviamo dei Omron che comunque sono ottimi switch per i tasti principali, però sono per 20 milioni di click rispetto ai classici 50 milioni. Ovviamente, comunque non riusciremo mai ad arrivare a questo valore, di click. Inoltre, troviamo i classici 11 tasti, programmabili. Nel retro della confezione troviamo ulteriori immagini illustrative del mouse con vari colori della diciamo, colorazione e personalizzazione della retroilluminazione RGB e nient'altro. All'interno della confezione troveremo una Quick Start Guide e eventualmente una card per contattare il supporto tecnico di HyperX in caso di problemi. A seguire, ovviamente, troviamo il mouse che è il HyperX Pulsefire Ride. Come possiamo osservare, le dimensioni sono medio-grandi. Ha un peso di circa 125 grammi. La presa consigliabile è quella palm. Possiamo procedere anche con una fingertip e al massimo una claw grip. Vedremo un attimo durante i test se è possibile questa presa, vista anche la lunghezza, le dimensioni e l'altezza del mouse stesso. Ha un design molto elegante, colorazione total black, un mouse ergonomico come possiamo osservare. Nel dorso troviamo il logo HyperX, che sarà una delle zone di retroilluminazione RGB. Abbiamo una superficie liscia. Nella parte avanzata troviamo i due tasti principali splittati, in modo da avere un feedback durante le sessioni di gioco perfetto, in modo da eventualmente cliccare il tasto sinistro, non affliggere eventualmente o avere un doppio clic con il tasto destro. Troviamo un tasto principale per lo switch dei profili DPI, una rotellina di tipo cliccabile con rivestimento in gomma, ulteriore zona di retroilluminazione RGB. Abbiamo anche la possibilità in questo caso di personalizzare l'assegnazione del, diciamo, direzione sinistra e destra con eventuali opzioni in gioco. Quindi consideriamo 11 tasti anche con la direzione sinistra e la direzione destra della rotellina. Spostandoci nel lato di sinistra possiamo osservare una zona contornata è composta da molti tasti, precisamente troviamo 5 tasti. Sono 4 in questa zona di piccole dimensioni, sono abbastanza lunghi e uno più grande nella parte avanzata. Troviamo anche un inserto texturizzato in gomma per avere un maggiore grip e controllo sul mouse stesso. Vi facciamo sentire un po' il feedback sonoro e tattile di questi switch, tasto sinistro, destro, tasto DPI, rotellina, scrollo, sinistra, destra. Passiamo a quelli di sinistra. Come possiamo osservare, anche questi tasti hanno una finitura in plastica lucida e liscia. Nel lato di destra non troviamo ulteriori tasti, ma abbiamo comunque un inserto texturizzato sempre in gomma che ci permetterà un grip maggiore e migliore sul mouse.
Spostandoci nella parte frontale possiamo osservare meglio il design ergonomico del Pulsefire Ride. Ci spostiamo invece nella parte inferiore, dove possiamo osservare due MOSFET di generose dimensioni posti uno nella parte alta e uno nella parte bassa. Nella parte centrale troviamo invece il sensore ottico che, come abbiamo detto, è un PixArt 3389 da 16.000 dpi, quindi uno degli ultimi sensori ottici ad alte prestazioni in commercio. Troviamo anche un adesivo con le classiche informazioni. Pulsefire Ride è stato dotato di un cavo rivestito in treccia di tessuto, come notiamo, abbastanza flessibile, leggermente resistente alle pieghe. Ed infine abbiamo un connettore USB non placcato oro. Insieme al Pulsefire Ride abbiamo ricevuto anche il mousepad HyperX Fury Ultra, mousepad rigido, non in tessuto, come la serie Fury S o quella precedente, dotato di retroilluminazione RGB. Classica confezione molto elegante, sempre in colorazione bianca e rossa. Principali caratteristiche riportate anche nel retro della confezione stessa. E adesso vi mostriamo il mousepad. Eccolo qui. Ovviamente nella confezione troveremo anche una sorta di start guide relativa a questo mousepad. Come dicevamo, è un mousepad rigido, non in tessuto. È abbastanza grande, ha dimensioni di 360 mm x 300 x 5 mm di spessore, quindi diciamo rientra nella taglia L dei mousepad. Colorazione total black, nera, superficie liscia. Ovviamente lo proveremo per vedere l'attrito generato. Nella parte inferiore, precisamente nell'angolo in basso a destra, troviamo il logo dell'HyperX che verrà retroilluminato del colore che sceglieremo sempre tramite software di gestione. I bordi non sono cuciti, ovviamente, essendo un mousepad rigido, ma abbiamo un contorno in plastica lucida. Nella parte inferiore troviamo invece l'inserto di plastica trasparente che irradierà l'illuminazione RGB. Spostiamo nel lato posteriore, dove possiamo osservare questa superficie gommata texturizzata che permetterà un maggior controllo e, diciamo, adesione alla superficie dove lo applicheremo, quindi sarà difficile che potrà spostarsi durante eventuale utilizzo del mouse. Ed infine, anche questo si caratterizza di un cavo rivestito in treccia di tessuto e di un connettore USB non placcato oro. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta, di entrambi i prodotti, gentilmente offerti da HyperX, e quindi alla recensione, dove troverete ovviamente tutte le immagini dettagliate di entrambi i prodotti, i nostri test in considerazione e le conclusioni circa questi due nuovi prodotti dotati di retroilluminazione RGB. Con questo è davvero tutto, un saluto da tutto lo staff e ci vediamo al prossimo unboxing.